Ciao, bello. Novità. Che succede? Te lo dico subito. Ho risolto il caso per te. Come sarebbe a dire? Yevgeny Smolnikov, capo della rete di contrabbandieri georgiani. Ho un testimone che l'ha visto al molo la notte dell'assassinio di Wong. Ho ordinato di sorvegliare il suo nido d'amore e da questa mattina abbiamo prove sufficienti per effettuare un'irruzione. Ci muoviamo subito, gli SWAT ci raggiungono sul posto. Non ringraziarmi. E Asta Dorian? Dovremmo chiamarla e avvertirla. Fatto, le ho già lasciato un messaggio. Sono un bravo agente e una perfetta segretaria. E se arriva prima che partiamo, sarà della partita anche lei. Hai un mandato? Che ti sembra, uno sprovveduto? Sì, ho un mandato federale di un giudice federale. E il testimone? Quale testimone? Chi ha identificato Smolnikov? Ah, sì, Fred Cooler, 56 anni, indigente. Dormiva sotto una rete da pesca a 50 metri da dove è avvenuto il fatto. Ha visto tutto. Vorrei interrogarlo. Certo, quello che vuoi. Dopo l'irruzione è tutto tuo. Ora andiamo. Dov'è la copertura? Ho chiamato gli SWAT, saranno qui a momenti. Aspettiamone. Entriamo e facciamola finita. La sorveglianza ha detto che Smolnikov è entrato qui da solo. Stavi dicendo? Dopo di te. Coprimi. Tranquillo. Fermo! Agente federale! Si c'ha sgavaritti, Magu. Non si muova! Si ho gli aperi crasciai, una dei chi. Cook! Vieni giù, l'ho trovato! Sto arrivando. Ma dov'eri? Controllavo il primo piano. Sentiamo, signor Smolnikov. Cosa ci racconta? Perché voi qui? Io ho fatto niente. Voi non ha diritto venire qui così. Noi non in Russia. Silenzio. Lei in arresto. Vado io a lui, tu perquisisci il posto. Ho visto una calibro 38 giù di sotto, in un angolo a destra.
Sveglia, bella addormentata. Wilmore, come ti va? Bene, tu come stai? Hai un'aria? Non mi sento tanto bene. Cosa c'è? Non lo so, devo avere l'influenza o la febbre forse. Cosa c'è? Scommetto che mi chiederai di sparare. Indovinato. Grande. Il mal di testa mi era appena andato via. Mi dispiace, John. Non stai bene, eh? Neanche un po'. Andiamo su. È sicuro. Corrispondono tutte e tre. Ottimo. Grazie mille. Guarisci presto. Guarda questo. Sai cos'è? È un libro paga. Corrisponde a quello trovato sulla Tarakan. È nel suo migliore interesse collaborare, signor Smolnikov. Avevi ragione, una 38. E scommetto che è la stessa pistola che ha ucciso Wong e colpito... Perché ha ucciso Wong? Perché ha parlato con noi? Che cosa nasconde? Io non ho ucciso Wong. Io conoscevo. Lui ha fatto qualche lavoretti per me, ma io non ho ucciso lui. Perché ha ucciso l'equipaggio della Tarakan? Io non ho ucciso nessuno. Erano miei uomini, perché io uccide loro? È scoppiato grande incendio. Certo, l'ha appiccato lei per nascondere quello che aveva fatto. Io pure contrabbandiere, questo è a me, è vero, ma io non ho ucciso nessuno. Libri paga della Tarakan dimostrano che Wong lavorava per lei e lo confermano i documenti trovati qui. Allora? Questo non prova niente. Cosa teneva in quel magazzino? Come sarebbe? Questo mio magazzino! Avevi ragione, una 38. Non è mia pistola. Certo, certo. Dov'è il plutonio che contrabbandava? Cosa? Io tratto cose di tutti i generi, ma questo no mai! Voi dici di tutte assurdità! Dove sono gli agenti dell'FBI? Di cosa vuoi parla? Abbiamo trovato il sangue della donna nel magazzino. Quale magazzino? Questo è il mio magazzino. La pallottola che l'ha colpita è partita dalla sua pistola. Io non ho ucciso nessun agente federale. Va bene. Portiamolo in città e incriminiamolo, forza. Dopo provvederemo a interrogarlo più a fondo. Facciamo sorvegliare il magazzino dalla polizia locale. Andiamo. Sono Emis. Quella nave su cui mi hai mandato era radioattiva. Cosa? La nave, la Tarakan. Aveva dei livelli altamente pericolosi di radioattività. Mi hai mandato in un posto che scottava. È per questo che sto male, non ho l'influenza. Sono stato colpito dalle radiazioni. Ma porca miseria, John, mi dispiace, non so che dire. Devi stare più attento prima di far morire qualcuno. Che vi è saltato in mente? Ma di che parli? Del vostro assalto ai contrabbandieri. Avevo passato il caso alla nostra task force e voi due cowboy che vi inventate organizzate una bella sparatoria senza neanche telefonarmi. Ho fatto una figura da stupida. Guarda che Cook ti ha telefonato. Niente affatto. Ma sì, ha chiesto anche l'intervento degli SWAT, ma non si sono fatti vedere. Ci serviva il loro appoggio. Non devi rispondere? No, ho messo la segreteria. Credo di essermi sbagliata su di te. Agente Wilmore, dobbiamo incontrarci al più presto. Le sue azioni stanno mettendo in pericolo la vita di Mulder e Scully. Sono ancora vivi, ma non lo resteranno per molto, a meno che lei non agisca rapidamente. Tutto ciò non ha niente a che fare con i contrabbandieri russi. Sandpoint, Hangar 4, all'uscita. Venga da solo o non mi farò vedere.
Io non lo so in quale ridicola cavolata ai confini della realtà ti sei invischiato, ma sai che ti dico? Non mi interessa. Ero passata solo per dirti una cosa. Smolnikov è stato appena rilasciato per mancanza di prove. Agente Wilmore, sono lieto di vedere che ha seguito il mio consiglio di venire da solo. Forse non è inetto come pensavo. Abbiamo molto poco tempo, quindi deve ascoltarmi con attenzione. La cosa più importante è che non deve dire a nessuno che ero qui e che abbiamo parlato, ripeto, a nessuno del dipartimento. Né a Cook, né a Shanks. E neanche a quella detective della polizia di Seattle con cui ha lavorato, mi ha capito bene? Devo avere la sua parola, agente Wilmore. Altrimenti non l'aiuterò. Le do la mia parola. Bene. Ora ascolti attentamente quello che le devo dire. Ci sono varie vite in pericolo. Tra queste c'è anche la sua. Gli agenti Mulder e Scully sono ancora vivi. Se lo dice lei. Ma non lo resteranno ancora per molto se lei non fa quello che deve fare. Scully e Mulder non sono insieme. Deve trovare la degente anonima che è stata ricoverata all'ospedale presbiteriano di Gold Bar 3 giorni fa. Sta per essere dimessa. Questo non ha niente a che fare, ripeto, niente a che fare con il plutonio sovietico di contrabbando. Avevo la sensazione che fosse così. Mi stia a sentire. Se dovrà aiutare Scully e Mulder, avrà bisogno di qualcosa di più di una pistola. C'è chi è morto, tentando di entrarne in possesso. Ora lo presterò a lei per un periodo molto breve, perché senza di esso non avrebbe nessuna speranza di sopravvivere. L'uomo che Mulder e Scully stavano cercando, e cioè l'uomo che deve trovare se vuole salvarli, può essere ucciso soltanto pugnalandolo con questa lama alla base del collo. Conosco quest'uomo. Quest'uomo non è quello che sembra. Se il colpo non sarà preciso, lui la ucciderà. Non cerchi di sparargli, sarebbe inutile. Non provi a fare nient'altro, a parte utilizzare questo. Se qualcuno dovesse scoprire che ce l'ha, lei ha chiuso. Non dimentichi la degente a Gold Bar.
Gilmore, sono io, non vedi? Sta calmo. Sì, ti vedo. Diventi irascibile dopo che ti hanno dato una ripassata, vero? Che diavolo ci fai qui? Scherzi, dopo quel messaggio non me lo sarei perso per nulla al mondo. Sì, ma stai in guardia, potrebbe darla anche a te una ripassata. Non mi dispiacerebbe, sembrava carino. Carino? Puoi trovare una definizione migliore. Comunque, abbiamo tante cose di cui parlare, non credi? Sì, credo di sì. Ma prima pensiamo alla degente di Cold Bar. Buongiorno. Posso sapere che cosa volete? Cerchiamo Dana Skelly. E voi chi sareste? Sono dell'FBI. Posso vedere il vostro distintivo? Certo. Vi ricordate il nome del suo diretto superiore? Perché dovrei telefonargli e non ricordo più dove l'ho annotato. Walter Skinner. La sua camera è questa dietro di me. E la sua ferita? Sta cominciando a guarire. Era abbastanza superficiale. Riguardo alle sue condizioni generali, non saprei a cosa addebitarle. Quali condizioni? Non sono stata in grado di fare una diagnosi, ho curato solo i sintomi. Letargia, nausea, estrema svogliatezza, disidratazione, perdita di memoria. È venuto qualcuno a trovarla? Oh no, grazie al cielo siete i primi. Com'è arrivata qui? Ci è stata portata. Da chi? Ecco, vede, la nostra è una casa di cura, detective. Noi non siamo legati alle stesse procedure di un ospedale normale, infatti non le seguiamo. Ci facciamo vanto di offrire discrezione ai nostri pazienti perché guariscano meglio. E può essere dimessa? Oh no, io direi di no. Muoversi non la metterebbe in pericolo, ma non lo troverebbe neanche piacevole. Lei è Dana Skelly? Voi chi siete? Il vice direttore Skinner ci ha chiesto di cercarla. Non sapevo di essere scomparsa. Lei chi è? Agente Wilmore. Non so se mi posso fidare. Chi vi ha detto che ero qui? L'uomo che mi ha dato questo. D'accordo. Detto di non parlarne con nessuno. Parliamo. Come si sente? Molto debole. In ogni caso, però, sicuramente molto meglio di quando sono arrivata qui. Ha idea di dove sia Mulder? No, non ne ho la minima idea, ma dobbiamo trovarlo. Potrebbe essere stata intossicata dalle radiazioni. Dio, spero di no. Ma non mi sento di escluderlo, dati i miei sintomi. Questo a che serve? Non dovrebbe mostrarlo così apertamente. Non so a cosa serva, forse Mulder glielo saprebbe dire. Come c'entra la Tarakan in questa storia? Beh, in un modo o nell'altro erano coinvolti nel contrabbando, direi che questo è certo. Credo che abbiano avuto un incidente in mare causato dal plutonio. E Mulder invece crede che siano stati uccisi da un EBE. EBE? Vuol dire entità biologica extraterrestre. Che può dirmi dell'autopsia dell'equipaggio? L'equipaggio era stato esposto a un livello di radiazioni pari a quello prodotto da una forte esplosione nucleare. Ovviamente questa non c'è stata, ma Mulder ha ritenuto che le radiazioni fossero dovute all'atterraggio di un UFO e che la forma di vita aliena che era a bordo avesse irradiato l'intero equipaggio della Tarakan. Sbaglio, lei non sottoscrive questa teoria? Beh, ci può sempre essere una spiegazione alternativa. Che è successo nel magazzino? Mulder e io avevamo notato dei traffici sospetti che ruotavano attorno a quel magazzino. Siamo entrati per indagare e siamo stati attaccati da un certo numero di uomini armati. Io sono stata colpita. C'è stata una strana luce. Mulder mi ha portato fuori dal magazzino. Ho perso conoscenza e mi sono svegliata qui. Ho paura che sia tutto quello che ho da offrirvi. Voi due cosa potete dirmi? Ci sono stati altri morti bruciati.
Spero non voglia dire che stanno portando in giro quel plutonio. È implicato un uomo non identificato. Era presente sul luogo di un delitto e successivamente l'abbiamo rivisto in un deposito di camion. Abbiamo trovato un nesso tra il magazzino e quel deposito di camion. È una ditta di trasporti di Charnon, la Gordon Trasporti. Hanno fatto numerosi viaggi tra il magazzino e la strada 1121, dove però non siamo ancora andati a investigare. Dobbiamo assolutamente scoprire l'identità dell'uomo del deposito dei camion. Dovete andare a quell'indirizzo sulla strada 1121. Lei che cosa farà? Prima di tutto mi metterò in contatto con il vice direttore Skinner e poi uscirò di qui, quindi ci potremo incontrare in un vostro ufficio, ma credo che dobbiamo fare in fretta. Per Mulder forse sta per scadere il tempo. Se i contrabbandieri lo hanno preso in ostaggio, potrebbero avere pochi motivi per tenerlo in vita. Quel tuo apparecchietto aveva ragione, complimenti. Lo sai che non temo la tecnologia. Dunque, cos'è che stiamo cercando? Il pannello posteriore di una Dodge Dart del 64. Qualcosa con il numero 82434, giusto? L'idea è quella. E direi che è un lavoro adatto a noi. A quale teoria credi? A quella di Mulder o di Scully? Scully è chiaramente un agente molto ligia alle regole. Invece è bello sapere che c'è un detective capace di pensiero creativo. Non vedo l'ora di conoscere Mulder. Per cosa useranno questo posto? Ma scherzi, è un'operazione di enorme portata. La sola idea che il plutonio viaggi per tutto il paese via treno è piuttosto terrificante. Se poi pensiamo agli incidenti ferroviari. Già. Ma questo scalo è deserto. I vagoni sembrano in disuso da anni. Questo ha subito un incendio. È chiaro che l'incendio è recente. Questa qui sembrerebbe una specie di sala operatoria. Che fai? Fermo! Non ho fatto niente. Nessuno dice il contrario, ti vogliamo parlare. È casa tua questa? La casa è dove il cuore sta, vicina o più in là. Ora sappiamo tutto. Notato niente di strano qui? Soltanto voi due. E gli uccelli, è ovvio. Questo è matto. Hai visto uomini eleganti o in uniforme qui in giro? Oh sì, spesso. Davvero? Sì, chiedi a lei. Sono assediato da visci di adulatori che vogliono fregarmi tutto quello che ho. C'è stato un incendio in un carro merci, ne sai qualcosa? Certo, ho visto quelli che l'hanno appiccato. Ce li descrivi? Pallidi yuppies con vestiti dozzinali, due. Ieri hanno portato il carro fin qua e gli hanno dato fuoco. Dietro casa mia, che faccia tosta. Io ho della roba che viene dal vagone bruciato, la vuoi? Cioè, che roba? Quale? Quella del vagone? Sì, quella del vagone. Dimmelo tu, capo, che tipo di roba ho? Ne
Dischi per computer. Ah, un buon tentativo. Sono pervasivi, questo è certo. Magnetismo, il cuore dell'uomo moderno. Tenta ancora. Fotografie? Foto? Non dico di sì e non dico neanche di no. Fuocherello. Un filmato? Sì. E no. Una videocassetta? Sì, esatto, abbiamo un vincitore, è una videocassetta. Congratulazioni, è stato bello, mi sono divertito molto, grazie. Ah, $10. Hai fatto un ottimo affare. Grazie. Mettila dentro. Che succede? Mark Cook, Mary Astadorian. Mary Astadorian, Mark Cook. Molto piacere. Dunque, c'è qualcuno che fa un'operazione chirurgica. Che c'entrano questi esperimenti medici clandestini con i contrabbandieri russi? Se quel tipo è un chirurgo, che stava cercando alla Gordon Transport? E lì che razza di esperimento stanno eseguendo? Non lo so. Ma direi che il paziente non sembra umano. C'è modo di identificare il bravo dottore? Sì, per farlo bisogna rilevare l'immagine dal video e confrontarla con i database. Si può fare. Ok, allora facciamolo. Bingo! Vediamo di chi si tratta. Dottor Jonathan Rausch. È proprio lui. Oh, un militare, eh? Già, così sembra. Che succede? Qualcuno vuole collegarsi con noi in videoconferenza. Ah, che cavolo. Non l'ho ancora mai usata questa roba. Agente Wilmore? Sì. Ah, siamo nel posto giusto. Come sapete questo indirizzo? Abbiamo ipotizzato che avesse il classico computer del dipartimento. Sono tutti quanti equipaggiati per videoconferenze, anche se poi nessuno le usa. Sulle pagine gialle informatiche c'è l'accesso DNS e l'indirizzo IP di tutte le macchine equipaggiate per videoconferenze. Piuttosto semplice, no? Vuole il numero di Janet Reno? No, grazie, ne faccio a meno. È sicuro? Tieni il computer in camera da letto. Voi chi siete? Siamo amici dell'agente Skelly. Qualcuno di noi è più di un amico. Ci ha chiesto di contattarla. Che cosa volete? L'agente Skelly ci ha passato delle informazioni sul caso a cui state lavorando. Sulla base di quello che ci ha detto Dana, pensiamo che c'entri in qualche modo un impianto segretissimo in Alaska. Va bene, che mi raccontate sull'Alaska? Lo stabilimento è una base governativa che smista carichi misteriosi che viaggiano su rotaie. Se è tutto vero, Mulder è in gravissimo pericolo.
L'impianto è stato costruito negli anni 60. Pensiamo che abbiano scelto l'Alaska per servirsi delle aurore boreali per coprire il traffico di UFO da e verso la base. Pensiamo anche che ci tengano un velivolo alieno recuperato dal Pacifico. Quale traffico su rotaie? Ah, è una delle eredità nascoste della pace. Il governo ha una massiccia rete di vagoni ferroviari che possono essere utilizzati come sale operatorie mobili, camere per autopsie e luoghi di quarantena. I vagoni merci presentano un doppio vantaggio. Permettono a quelli del governo di recuperare rapidamente entità biologiche extraterrestri e servono da base operativa mobile per tutta una serie di esperimenti genetici. Che genere di esperimenti genetici? Il tentativo di ibridazione della razza umana, mescolando DNA umano con materiale genetico proveniente da ABA. Non ci posso credere, siamo finiti in mezzo a un fumettone di fantascienza. Dov'è Mulder? Non lo sappiamo, ma conoscendolo, se c'è una traccia che porta a quell'impianto, la sta seguendo. Scully ha parlato di uno sconosciuto che era importante e pericoloso. È riuscito a stabilire la sua identità? Sì, dottor Jonathan Rausch, chirurgo della Marina. Sa dove è di stanza? Alla base Eisenhower, in Alaska. Eh sì, è proprio lui. Mm-hmm. Ha prestato servizio a Perky, in West Virginia? Sì. Questa è brutta. Sentite, dovete andare lì. A Mulder potrebbe essere rimasto poco tempo. Prima a casa di Rausch e subito dopo alla base. Va bene, come arrivo alla base? Scully ci ha detto che lei ha un GPS. Sì. Le invio un'email con le coordinate GPS della base. C'è un fax. Stamattina è stata trovata morta una guardia di frontiera canadese per ustioni di natura ignota e l'auto noleggiata da Mulder è stata vista attraversare la frontiera tra il Canada e l'Alaska. No, non ci posso credere. Ci abbiamo azzeccato. Già, non c'è dubbio, deve partire il più presto possibile. Le ho appena inviato i dati per il GPS. Ascolta, se vogliamo salvare la pelle a Mulder, sbrighiamoci. Tu vai in Alaska, prima di tutto da Rausch, e cerca di prenderlo di sorpresa. Io tengo tutto sotto controllo da qui. Contatto il dipartimento di Juneau per avere un po' di appoggio. Può avere altre notizie su di lui? Certo, ci provo. Ok, muoviamoci. Prenderei un posto vicino al finestrino? Ma perché non vieni con me? Direi che non è il caso. Perché no? L'indagine è anche tua. Certo, l'Alaska però è un po' fuori dalla mia giurisdizione. E poi mi renderò utile anche qui. Sta attento. Certo.